Numerosi allagamenti si sono registrati questa mattina in città a causa del maltempo. Garage scantinati allagati in una palazzina di via Spalato a Vasto Marina a causa delle abbondanti piogge. Tanta, troppa acqua per essere assorbita dal sistema fognario. I tombini non hanno retto e sono stati sollevati dalla pressione dell'acqua. E così sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Vasto. Due donne sono rimaste intrappolate a causa dell'acqua che ha ricoperto il seminterrato e il vano ascensore per quasi un metro. Sono state salvate da un tecnico, Andrea Dorsogna della GTV, che è riuscito ad aprire le porte dell'ascensore e a portare fuori le due poverette, una delle quali stava per avere un malore. Andrea Dorsogna della GTV Ascensori di Vasto, un tecnico che è stato chiamato qui in questa palazzina di Vasto Marina, dove è impossibile accedere al garage proprio perché c'è stato un allagamento. Sì, mi sono dovuto immergere nell'acqua, diciamo, per liberare due signore anziane dentro l'ascensore. Erano immerse fino alla vita, più della vita, diciamo. La signora più anziana si stava pure andando male. Questa è una palazzina che viene soprattutto abitata nel periodo estivo, invece nel periodo invernale sono pochissime le persone che risiedono proprio. Appunto perché hanno pure questo problema con le fognature, che si allaga sempre. Qui appena piove un po' più del normale, si allaga sempre. Adesso che cosa si potrà fare? Anche perché non c'è la corrente elettrica. Sistemare il problema delle fognature, sicuramente, se no avranno sempre questo problema. Per gli ascensori invece che cosa si può fare? Per l'ascensore dovrebbero eliminare proprio il piano di sotto, il piano interrato. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco ad offrire adeguata assistenza. Nella palazzina, dove abitano in inverno pochissime persone, si registrano allagamenti dal 2001. Melma e fango rendono inagibili i garage, il vano autoclave, la cabina elettrica e mandano in tilt l'ascensore. La rete fognaria è insufficiente per tutte le abitazioni della zona, ma nonostante i problemi si continua a concedere licenze a costruire. Disagi per gli automobilisti, per gli allagamenti a lungomare Duca degli Abruzzi e lungomare Cordella.